Un costo così che ne prendono meno. Facendolo anche gratuitamente proprio. Signora, ha portato dell'olio qui a sì, l'olio del fritto di casa. Perché ha pensato di farlo? Perché è sempre un problema dove buttarlo e perché mi sembra una bellissima iniziativa che loro fanno per volontariato e ci aspettiamo, insomma, sarebbe buona cosa, visto che facciamo tutta la raccolta differenziata degli altri materiali, che anche il comune riuscisse a farlo a tappeto, insomma, per tutti. Sì, perché è comunque un po' impegnativo per loro trovarli nei punti. È una bella cosa. Sono, insomma, iniziate da poco questo tipo di raccolta, come sta andando? Allora, sta andando bene. Stamattina poche persone portano il rifiuto perché si è saputo poco, c'è stata poca informazione. Però nell'occasione precedente, sabato scorso al mercato biologico, c'è stata una risposta molto forte, anche perché lì, diciamo, è entrato in gioco un po' il meccanismo della fidelizzazione di tutte quelle persone che avevano già partecipato alle campagne di Arezzo Ricicla e quindi sapevano già che lì si poteva portare, erano tutte in contatto con noi, insomma. Però sta andando bene, più che altro ci sono tantissime persone che si fermano, si interessano. Bene, ricordiamo ancora una volta l'iniziativa e dove la troviamo. Allora, l'iniziativa non è semplice riassumerlo in due parole perché mette insieme tanti enti. La raccolta è partita dalla settimana scorsa, ovviamente patrocinata dal Comune e da AISA, gestita tecnicamente per quello che riguarda proprio la raccolta e lo smaltimento del rifiuto dall'azienda romana Maceri. Partecipano anche altre varie associazioni di volontari come Arezzo Ricicla e altre cooperative. Sostanzialmente, che cosa si raccoglie? Allora, si raccoglie olio alimentare usato, vuol dire l'olio che si ottiene come residuo dalle fritture oppure dalle scolature di vari materiali, come tonno, sottoli. Ecco, dove vi possono trovare? Allora, i contenitori per adesso sono in alcuni punti di raccolta temporanei, qui il sabato mattina al mercato settimanale, dalle 9 alle 12, gli orari sono importanti, attenzione. C'è un altro punto che è quello del mercatale Campagna Aperta, il primo sabato di tutti i mesi, e poi ci sono dei punti permanenti, attualmente il ristorante Il Vesuvio, zona Giotto, qua ad Arezzo, sono in apertura altri punti, durante il mese di aprile e maggio verranno aperti altri punti, tra cui per esempio il ristorante Il Rintocco a San Zeno, e quasi sicuramente verranno fatte delle convenzioni con dei supermercati come aveva già, insomma, annunciato l'assessore Manchetti recentemente. Perfetto. Attualmente non li distribuisce perché non credo ci vogliano investire dei soldi reali.